Ciao, grazie di essere qui con me oggi. Vi avevo anticipato che avrei voluto fare un top 5 acquisti del 2024, ma della prima parte del 2024 in un vlog, mi sembra di avervelo detto, non mi ricordo bene. E era stata accolta molto bene questa idea, perché effettivamente, non lo so, fare la top 5 acquisti di un anno intero, sì, ci sta, ti dà una panoramica di un anno al posto di 6 mesi, però d'altra parte molti acquisti della prima parte dell'anno, secondo me, ce li si scorda o non si ricorda se li è fatti nell'anno precedente o nella prima parte di quest'anno, insomma, è un po' un casino, quindi volevo dividere questo video in due. Quindi volevo dividere questo video in due parti, prima parte dell'anno e seconda parte dell'anno. Visto che avevo appunto delle cose che volevo mostrare, degli acquisti che secondo me sono stati degli acquisti intelligenti, che mi sono piaciuti, che mi hanno migliorato la qualità della vita, che mi hanno aiutato in certe cose o che semplicemente mi è piaciuto molto utilizzare, volevo condividerli con voi. Comincerei subito da, forse è l'acquisto, cioè proprio con la L maiuscola. O con la maiuscola, insomma. È veramente l'acquisto che più mi ha svoltato l'estate. È un mai più senza. Ve li ho fatti vedere nel vlog di preparazione della valigia per la Colombia. Non vi avevo messo il link, prometto questa volta di mettervi il link. Potete arrabbiarvi se non ve li metto, se non ve lo metto. E sto parlando delle fasce per cosce. Allora, adesso ve le faccio vedere bene, ovviamente sono due e ne ho già ordinato un altro paio perché non posso farne a meno, veramente. A che cosa servono? Se siete una persona che ha le cosce che si toccano, cosa che hanno praticamente tutti, sono solo poche le persone fortunate che non ce l'hanno, e intendo fortunate perché è veramente scomodo avere le cosce che sfregano. Saprete che d'estate indossare la gonna quando c'è caldo, quando si suda, è un incubo, si vanno incontro a irritazioni. Io ho provato veramente di tutto, ho provato del talco, ho provato tantissime creme, eccetera. Nessuna faceva così tanto effetto e alla fine comunque mi dava fastidio la sensazione e finivo per non indossare gonne. Invece queste praticamente sono delle fasce da mettere sulle cosce, proprio come se fossero dei tipo pantaloncini, vedete? E vanno bene anche per le gonne più corte, perché veramente, cioè, oddio, non proprio gonne corte, 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 ma servono proprio per la zona in cui le cosce si toccano, quindi non vanno troppo più in basso. E come sono fatte? Questo non so che tessuto sia, un tessuto sintetico. Poi qui, sia sopra che sotto, hanno due parti, due strisce in silicone, direi, comunque questo materiale che fa in modo che questi siano attaccati alla pelle. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è che sia ben aderente lungo tutta la circonferenza del silicone, sia sopra che sotto, e che siano bene 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 in alto, cioè proprio quasi alla fine delle mutande, ecco, devono essere ben in alto. Detto questo, a me tengono anche tutto il giorno, cioè se li metto bene, magari a pelle asciutta, veramente mi durano tutto il giorno. Io li ho provati 2 settimane in Colombia, cioè li ho provati sia in Colombia sia poi tornando a casa, e adesso non ne farei veramente più a meno. Fanno tantissimo la differenza. Ci sono sia colore appunto chiaro sia nero. Mi dispiace che ci sia il nude per pelle bianca, ma non ci sia il nude per pelle nera. Magari, boh, si potrebbe anche fare richiesta all'azienda, non saprei. In ogni caso, appunto, sono due fasce, costano circa 17 euro, 18 euro, non mi ricordo, però vi giuro, vi valgono ogni singolo centesimo, perché vi fanno mettere le gonne d'estate, non fanno sudare l'interno coscia. Veramente, io mi ci trovo di un bene che non vi dico. Sono veramente stato l'acquisto che non so perché non ho fatto prima. Passiamo al secondo acquisto migliore di questi primi 6 mesi dell'anno. Questo è l'acquisto più costoso, è un investimento, diciamo così, cioè non proprio, però comunque è un oggetto, diciamo, di alta gamma. Della sua tipologia di prodotto, e sto parlando di questa piastra. Non mi ricordo se è gennaio, febbraio, comunque addirittura marzo, ho comprato la GHD Platinum Plus. Mi sono guardato un sacco di recensioni, prendere questa o magari quella nuova piastra della Dyson che andava solo con l'aria calda e quindi che rovinava meno i capelli, o la piastra della Dyson, insomma, mi sono guardata tantissime cose, e devo dire che in realtà a me serviva qualcosa che appunto mi desse
non lo so, proprio che mi facesse quasi la piega. Io volevo qualcosa, tra l'altro, che mi potesse fare anche i boccoli, quindi nel caso io voglio i boccoli, appunto con la piastra si possono fare anche i boccoli, anche se preferisco il ferro classico per fare i boccoli piuttosto che questa. Però allora vi devo dire la verità, io non compravo una piastra da tantissimo tempo perché avevo paura di diventare un po' dipendente, che mi rovinasse tanto i capelli. E sni, cioè la sto usando spesso, ma ultimamente la sto usando spesso perché con l'estate io non mi asciugo più i capelli, li lascio asciugare all'aria, quindi ovviamente non sto lì col Dyson a dargli una piega eccetera, e se non gli do una piega mi diventano crespissimi, quindi ovviamente c'è bisogno sempre della piastra. Però c'è da dire che se vi fate la piastra fatta bene, tipo adesso io non me la sono fatta bene, me la sono fatta un po' a cavolo, però se ve la fate fatta bene con i capelli appena lavati, quindi ben nutriti, vi mettete un buon termoprotettore, questa piega dura anche 2 giorni, quindi non solo un giorno ma anche 2 giorni, proprio bella liscia. Dipende anche come dormite, però può anche durare appunto più di un giorno. E la cosa che veramente mi ha sorpreso di questa piastra è il liscio che dà, la perfezione del liscio che dà in pochissimo tempo, perché veramente tu ti metti lì e passi bene 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 la ciocca molto lentamente e questa diventa liscio perfetto. E tra l'altro permette anche la conformazione, permette anche di avere quella curvetta in fondo che fa molto piega del parrucchiere. Infatti vi racconto questo aneddoto per farvi capire. Praticamente tornata dalla Colombia, tutti i miei amici avevano visto tra l'altro le storie in cui ero, cioè proprio capelli messi malissimo, gli ultimi giorni un po' così, il disagio, e sono tornata e vabbè, mi sono messa per una cena un vestito carino e mi sono piastrata per bene i capelli con questa, e tutti mi hanno chiesto, sono andata dal parrucchiere a farmi fare la piega. Tutti, anche la cameriera, tipo è venuta a prendermi una cosa vicino, insomma mi è passata vicino e fa: scusami, ho paura di rovinarti la piega. Cioè, per quanto era fatto bene ed era perfetta, sembrava una piega del parrucchiere. Quindi questo veramente è stato, mi sono resa conto di dire wow, ho fatto proprio l'acquisto giusto. E la spina è così, classica. E un'altra cosa, tra l'altro, anzi altre due cose che mi piacciono, è che tu l'accendi e in 20 secondi calda, cioè non devi aspettare veramente nulla. E altra cosa è, non è piccola ma non è neanche enorme, quindi secondo me anche da portarsi in valigia, non dico in borsa, ma da portarsi in valigia, in un bagaglio a mano, è comunque comoda. Quindi vi dico, a me questa qui si è piaciuta tantissimo, non me ne sono pentita e mi ci trovo molto bene. Cioè, se voglio un liscio fatto bene, bello, questa è pazzesca. Poi io non la uso tutti i giorni. Poi c'è da dire che i miei capelli sono anche particolarmente ingestibili, hanno, finché non mi andrà via la decolorazione qui sotto, i miei capelli non saranno mai perfetti. In ogni caso, quando mi ci metto lì e mi impegno, viene veramente un liscio pazzesco. Ve la consiglio, cioè se volete investire sulla nuova piastra, se siete indecisi su cosa prendere, vi consiglio davvero questa. E può essere anche un'idea se dovete fare un regalo, o se dovete dare un'idea per farvi fare un regalo per il compleanno, Natale, laurea, quello che volete. Se volete una piastra, fatevi regalare questa, perché mi sono trovata veramente benissimo. Terzo miglior acquisto dell'inizio del 2024 sono delle scarpe. Se mi conoscete saprete che non sono scarpe, non sono tacchi, non sono scarpe fighette, non sono scarpe per uscire, sono scarpe per i viaggi o per comunque passeggiate, cose varie. Allora, sono le Hoka, si chiama la marca, e perdonate, sono ancora un po' sporche, in realtà io le ho appena lavate, proprio queste sono appena uscite dalla lavatrice e asciugate, però diciamo che ci ho fatto un po' troppi viaggi senza lavarle e dovrebbero essere lavate, cioè dovranno essere pretrattate o lavate 2 volte. In ogni caso, pace, non mi interessa, però sappiate che erano più bianche e andrebbero lavate magari un pochino più spesse. Comunque, queste sono scarpe da running, ma io le ho prese perché cercavo un paio di scarpe adatto a stare fuori tanto, quindi a visitare città, a portare in viaggio, che fossero leggere leggere, che non appesantissero le gambe. Non sono impermeabili, quindi se cercate impermeabili no, però devo dire che in ogni caso un pochino tengono l'acqua, cioè non il diluvio, ma un pochino l'acqua scivola, cioè non l'assorbono subito. E soprattutto la cosa che mi piace, anche se piove magari oppure c'è bagnato per terra, sono abbastanza alte, quindi in realtà non vi bagnate il piede. Anche in Colombia io ho portato solo queste e le Birkenstock, e devo dire che anche se ha piovuto praticamente tutti i giorni,
non mi sono mai ritrovata con le scarpe bagnatissime, fradicie, perché appunto, uno, sono alte, quindi magari anche se c'era un po' bagnatino, un po' di pozzangherino, un piccolo strato d'acqua, non faceva niente. Poi appunto, non dico che sono impermeabili, però se piove poco, se ti protegge, insomma, scivola comunque abbastanza bene, quindi è una mezza protezione. Mi piacciono perché hanno questa, non so, forma così che ti permette di fare un passo, secondo me, più ergonomico. Oddio, non sono esperta, ma io mi sento proprio il passo accompagnato, e la cosa che mi piace di più è che appunto sono, a parte che le trovo carine, cioè le indosso anche per uscire, un po' comoda così, le trovo molto carine, e poi mi piace il fatto che siano, vi giuro, leggerissime, cioè non le sento. Le ho paragonate alle altre scarpe che usavo sempre per questo scopo, quindi sempre per viaggiare praticamente, io le uniche scarpe che portavo erano quelle, e paragonate a queste erano, boh, 6 volte più pesanti, ve lo giuro, queste sono leggerissime. E tra l'altro non hanno nessun inserto in pelle, nulla, sono facilmente lavabili in lavatrice proprio tranquillamente, e non lo so, io mi ci sono trovata molto bene, secondo me è un prezzo anche onesto, non mi ricordo benissimo quanto costassero, mi sembra sui 70 euro, che per delle scarpe running che vi durano anche magari 2-3 anni, che usate tanto, secondo me ci sta. E non ti fanno puzzare il piede anche se le indossi tutto il giorno, quindi non, sapete che a volte certe scarpe veramente vi fanno puzzare il piede anche se c'è sudato dentro, anche se in realtà con altre scarpe non ti succede, ecco, con queste non succede assolutamente. Mi sono trovata benissimo, quindi ve le consiglio. Io ho preso il 40, che è il mio numero, quindi non ho trovato, o almeno mi sembra che non siano numeri eccessivi, anzi fatemi controllare. Ho preso il sì, 40, quindi il numero che portate è il numero giusto. Spero vi possano essere utili anche se appunto volete viaggiare, stavate cercando le scarpe adatte, anche se visitate città e camminate tanto, avete bisogno di scarpe comode, insomma, siccome anche carine, queste ve le consiglio tanto. Passiamo adesso al penultimo oggetto che vi mostro. Questa bisogna fare due premesse. La prima è che non è un acquisto, ma mi è stato inviato da un brand che non mi ha chiesto assolutamente di inserirlo in questo video, me l'ha mandato come PR e semplicemente io ci avevo fatto una storia a riguardo, però poi usandolo un po' mi è piaciuto molto come prodotto e ve ne volevo parlare. La seconda premessa che devo fare è che in realtà sarebbero due i prodotti di, diciamo, questa categoria di prodotti, ma l'altro sapientemente l'ho buttato, o almeno uno non lo trovo perché l'ho ficcato in qualche borsa e l'altro l'ho buttato perché era finito, e vi giuro, l'ho buttato tipo una settimana fa. Mi fa troppo rabbia questa cosa. Comunque, sto parlando di, allora, uno di questi due prodotti è il Daily Lip Care di We Makeup, che è praticamente un balsamo labbra colorato? Direi di sì. Allora, questo è nella colorazione 01 e adesso lo vado ad applicare sopra un po' di gloss, ma lo vado comunque ad applicare così vi faccio vedere. Come vedete il colore è leggerissimo, ed è la cosa che mi piace di questo prodotto, è che intanto se voi stratificate il colore si vede sempre di più, cioè fino proprio a far diventare le tue labbra di questo esatto colore, però lo devi stratificare, altrimenti se vai un colore leggerissimo ti basta applicarlo 1-2 volte, e quindi mi piace il fatto che sia stratificabile. Seconda cosa che mi piace ovviamente di questo prodotto è il fatto che idrati benissimo, è un prodotto lucido ma non troppo. Adesso vedete le labbra un po' lucide perché ho anche un appunto, avevo un lip gloss sopra, non ci ho pensato a mettermi questo, non so perché, comunque avevo un lip gloss sopra, quindi sono un po' più lucide di quanto sarebbero solo con questo prodotto, però le lascia ben idratate, cioè le sentite che sono idratate, belle, comunque gonfie, hanno questo colore comunque molto piacevole, molto leggero, e rimangono idratate, non lascia le labbra appiccicose. Vabbè, We Makeup in generale è un brand che mi piace tantissimo, made in Italy, che veramente per me dovrebbe essere ancora più conosciuto, e mi piace tantissimo come prodotto in generale, proprio questi prodotti, questi lip balm colorati un po' anche riempitivi quasi delle labbra, mi stanno piacendo tantissimo. E io, contate che ho sempre qualcosa sulle labbra perché altrimenti le mie labbra diventano rinsecchite in mezzo secondo. Un altro prodotto sempre della stessa categoria che mi era piaciuto tantissimo e che veramente non trovo, semplicemente perché i prodotti che mi piacciono di solito li metto in borsa e poi
chissà in che borsa sono, è il lip balm colorato di Mesauda. Vi metto qui l'immagine. In particolare io ho amato in realtà la colorazione nude. Su di me, secondo me, io ho usato la 102 e la 101. La 101 è proprio un rosa, adesso vi metterò magari l'immagine qui, è un rosa chiarissimo che proprio raffredda leggermente le labbra, ma pochissimo, e questo è un pochino più logico rispetto a questo di We Makeup. Ha un effetto idratante potentissimo, io veramente quello, cioè appena l'ho ricevuto, appena l'ho provato, l'ho usato tutti i giorni, non riuscivo a usare altro, ve lo giuro, era proprio piacevolissimo sulle labbra ed è un prodotto che se non avessi altri 1000 prodotti labbra ricomprerei subito. E questo è quello appunto, diciamo, trasparente. Però mi è piaciuta tantissimo anche la colorazione 102, che è leggermente colorata, anche questa fredda, e non lo so, veramente rimpolpa tanto le labbra, è quel lucido perfetto fra non troppo lucido e non opaco, ed ha un effetto stupendo sulle labbra, molto valido. Mi sono trovata bene con entrambi questi prodotti, quindi anche se non ce li ho qui fisicamente, ve ne volevo parlare perché li ho trovati validissimi, veramente validissimi. Un altro prodotto sempre di cura del labbra che mi sta piacendo molto, ma questo non è cruelty free, quindi ve lo segnalo, ecco, però io mi sto trovando veramente benissimo e se non avessi miliardi di prodotti labbra, anche questo appena finito lo ricomprerei, è la maschera notte della Laneige. La mia è ai frutti rossi, è questa qui. In realtà io ho la mini size, questa non è la full size, e sono 8 grammi. Io questa l'avevo trovata nel calendario dell'avvento di Sephora, ve la faccio vedere anche dentro. Allora, anche questo dà, il colore è molto molto simile anche a, anzi quasi uguale al balm di Mesauda, quello che vi faccio vedere, quello trasparente. E allora dà praticamente, adesso me la vado ad applicare, però non capirete bene l'effetto perché ho 1000 cose sulle labbra. Dà veramente un effetto lucido, rimpolpato. Ci sta a indossarlo di giorno, nel senso dà un bel effetto, però essendo un pochino spesso è pensato per la notte, quindi essendo un pochino spesso non dà l'effetto idratante come potrebbe dare, ma dato la sera, cioè io non so, anche quando ero via mi ero portata solo questo, la sera me lo applicavo, facevamo giochi e tutto quanto, io intanto ce l'avevo su addosso, andavo a letto, la mattina mi svegliavo con delle labbra bellissime, super rimpolpate, veramente come se mi fossi appena messo il burro cacao, super iper rimpolpate. Questa era, penso, miglior maschera notte per labbra che abbia mai provato. So che Laneige è comunque una marca molto famosa e so che questi prodotti non costano neanche pochissimo, però io veramente ce l'ho da dicembre, lo sto indossando spessissimo, quasi tutte le sere, comunque ne serve veramente così poco che mi sta durando una vita intera. E sono 8 grammi, non so se la full size siano 15 o 30, ma comunque dura una vita. L'odore è piacevole, ma non troppo forte. Il pack è stupendo e veramente, cioè, la mattina vi lascio delle labbra perfette. Perfette. Io veramente adoro le mie labbra al mattino come sono dopo aver messo questa maschera notte per le labbra. Quindi ve ne volevo parlare anche di questa perché mi sono trovata veramente benissimo, 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 anche se non è proprio una acquisto perché me lo sono ritrovato nel calendario dell'avvento, e gli altri due non erano un acquisto perché appunto mi erano stati inviati, ma nessuno mi ha chiesto di inserirli in questo video, ovviamente. Ultimo acquisto top, ma non per importanza, diciamo che l'ho messo per ultimo perché l'acquisto un pochino più inutile di questo video, mettiamola così, perché comunque è un acquisto di cui si può fare tranquillamente a meno, è uno sfizio, però secondo me è una cosa carina da avere o da regalare, e si tratta di questa. Comunque sto parlando talmente tanto, non sto bevendo, non lo so, mi sento la gola secca e sento quasi come se stessi perdendo la voce, non lo so, veramente oggi sono una raffica di parole. Comunque sto parlando di questa. Questa è la Instax Wide 300 ed è appunto una Polaroid, quindi quelle macchine fotografiche in cui tu fai la foto e poi appunto esce la Polaroid. Vi faccio vedere un attimo la Polaroid come viene. Questa foto è, adesso vabbè, vi spiego pro e contro di questa, comunque la grandezza della foto è questa, quindi un po' più grande delle solite Polaroid. Allora, io questa l'ho presa, a parte che è bellissima da esporre, secondo me è stupendo, un bellissimo oggetto, io questa l'ho presa
perché volevo usarla per gli eventi, per ora ne ho fatto solo uno di evento ASMR live, ma volevo appunto dare la possibilità a ognuna delle persone che c'erano di portarsi a casa, insomma, una foto dell'evento, che tutti hanno fatto la foto con me, però sarebbe stata bene anche una foto, che ne so, se venivano due amiche, anche una loro foto nell'evento. E quindi volevo appunto dare un ricordino e metterci appunto la firma, la data dell'evento, eccetera. E quindi l'ho presa per questo. E poi in realtà mi sono ritrovata un pochino anche usarla a casa, eccetera. E non ho fatto tante foto, cioè veramente di mio ne avrò fatte 10-12 di foto, però le faccio in occasioni che mi piace ricordare, anche non particolarmente, cioè alcune più importanti, altre meno. Non so, ad esempio, a Pasqua ho fatto una foto a mio padre e mio zio che dormivano dopo il pranzo e mi faceva ridere perché erano similissimi tutti e due addormentati. Oppure, non lo so, vabbè, qui vi tolgo la scritta, però questa è con delle mie amiche a un brunch a casa nostra, e poi è carina appunto perché ci puoi mettere la scritta sopra. Oppure se viene qualcuno a casa vostra, che ne so, l'ho fatta una foto alla mia cuginetta. E dopo l'ho regalato a mio cugino come foto. È una cavolata, però secondo me è un bel ricordo, è una cosa carina da fare, anche se state facendo un pranzo in casa e vorrete ricordare quel momento, ci sta a fare una foto. E la foto viene come viene, questo è un po' il bello delle foto così, no? Che viene così e basta. Come funziona praticamente? Voi aprite la fotocamera e c'è uno scomparto in cui mettete la ricarica. La ricarica è qui dentro e contate che ogni scomparto appunta 10 foto e io ho comprato anche 5 ricariche da 10 e le ricariche sono fatte così, quindi poi magari ve la portate anche dietro e la scartate e la mettete dentro. È molto molto semplice. Pro e contro di questo modello. Allora, il pro è che fa le foto un po' più grandi, quindi se le volete esporre, secondo me è più carino così, le altre sono molto piccoline. Allora, il contro sono che è molto grande, quindi non ve la consiglio da portare in viaggio, cioè non è da portare in viaggio. Io l'avevo portata all'evento, ma era sempre stata lì, nel senso, non è da scorrazzare in giro, non è da portare al mare, non è da portare se fate un viaggio lungo, perché è molto delicata, non si rovina con il caldo. È abbastanza pesante, insomma, è una cosa da avere in casa o portare al massimo a una cena, a un compleanno, un evento in cui comunque la tenete sempre lì ed è in una temperatura controllata, non sotto al sole, eccetera, eccetera. Quindi questo è il principale difetto. Un altro difetto, però questo penso sia di tutte le Polaroid, è il fatto che non potete fare foto da lontano. Vi faccio un esempio: ad esempio, questa foto scura è la foto dell'evento ASMR, che però, essendo 40 persone in questa foto, dovevamo farla da lontano ed è venuta buissima, cioè si vede a malapena, non so, la mia maglia, la maglia di un'altra ragazza che aveva la maglia bianca e basta. Questo perché non riesce a prendere bene la luce, cioè non è una macchina fotografica di qualità, diciamo così. E anche le foto comunque vengono molto vintage, cioè vengono un po' sgranate. Questo filtro vintage è proprio un ricordo, cioè non è una foto che ne so, dovete avere perché è bella o da farci la gigantografia, è una foto come ricordo e secondo me è appunto carino. A me piace anche, non so, io per il saggio abbiamo fatto un regalo alle nostre istruttrici e al saggio abbiamo fatto una foto che abbiamo stampato e l'abbiamo messo nel bigliettino del regalo. Secondo me è proprio una cosa in più, cioè a me piace averla perché a volte penso, cavolo, è carino però donare anche questa foto già stampata. Non lo so, come concetto mi piace tantissimo, quindi io sono veramente contenta di aver fatto questo acquisto, che in realtà volevo fare da tantissimo tempo, solo che ho giustificato con l'evento, però davvero è molto molto carina, siccome anche esteticamente, cioè, è stupenda. Se ve la volete portare anche in viaggio, vi consiglierei di prendere quella più piccolina. Io ho preso questa perché volevo delle foto un po' più grandi e tanto non me la volevo portare in viaggio. Sto pensando in realtà quasi di prenderne un'altra solo per i viaggi, quindi più piccolina, più portabile, meno anche delicata, insomma, da manovrare. Mi è piaciuto tantissimo usarla, mi piace tantissimo come concetto e mi è piaciuto tantissimo anche poter regalare fotografie, regalare ricordi, quindi mi sono sentita di inserirlo in questi top acquisti di inizio 2024. Io ho veramente finito la voce, finito il fiato, non so cosa sia successo, non mi capita mai questa cosa, non perdo mai la voce, però spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato ispirazione, che veramente io vi abbia dato dei consigli che
che vi miglioreranno un certo aspetto della vostra vita o degli oggetti che potrete usare con cui vi troverete bene. Io vi lascio tutti i link di ciò che trovo online, insomma, in descrizione. Vi ringrazio per aver guardato il video fin qui e allora, quando vedrete questo video io sarò già via. Leggerò i commenti appena avrò la connessione, ecco, però mi sono messa avanti solo con questo video. Almeno un mercoledì lo saltiamo, vedremo se il 25 riuscirò effettivamente a portarvi un video o no, perché tornerò al 23. In ogni caso, comunque, sappiate che mercoledì prossimo non ci sarà il video, ma al massimo quello dopo. E vedremo, ad agosto comunque mi piacerebbe non lasciarvi senza video. Un video a settimana alla fine secondo me ci sta, ce la posso fare, quindi vedremo. Vedremo anche se il prossimo video sarà magari un vlog dall'Amazzonia. Devo un attimo capire se riesco a girarlo, quindi non vi assicuro nulla, però forse mi piacerebbe anche portarvelo. Vedremo. Io vi mando un bacione, grazie per avermi sentito blaterale per tutto questo tempo e noi ci vediamo fra due mercoledì, direi. Ciao!